Carissimi amici, bentrovati. Io sono in Toscana, qui ho aperto la finestra perché almeno si vede un po' fuori l'ambiente toscano. Sono stretto però, c'è la finestra che mi blocca, però è la brutta chiusa. Che giorni! Oh, mi sono divertito, tra l'altro i ragazzi, cioè con Andrea Baroni, Bruno Leppariello, mi devo ricordare i cognomi, nomi e cognomi, aspetta. Andrea Mongella, è giusto. Ale Bonelli, poi ne manca uno. Ne manca uno, che ce l'ho visualizzato, non ricordo il nome. È che mi hanno accolto appena sono arrivato, poi siamo andati subito a mangiare, chiaramente. E allora poi, non contento di questo, ieri sera ulteriore mangiata, però ho già digerito tutto, ho già fatto colazione, sono già a posto, ho già distrutto anche l'Edwin Jagger, perché stamattina lo stavo armeggiando un po' qui in bagno, poi mi è caduta la borsa dove c'era dentro l'Edwin Jagger e si è spaccato il manico. Figo però, è proprio un metallo di merda, perché guarda che roba. È tutto. Che cazzo è? Che metallo è? Figo. Vabbè, tanto cambiare la testa non ci vuole niente. Allora, stamattina, però dopo sono andato alla reception e c'era la ragazza, gli ho chiesto scusa. Dovrei radermi, non è che per caso hai un rasoio? Allora ha armeggiato anche lei all'interno della borsa e ha tirato fuori questo, mitica comunque. Questo è un bilama, sembrerebbe. Non usato, credo. Credo, sembra di no. Però, useremo questo per. Cioè, userò questo per radermi. Vi divertite voi, eh? C'ho una ciotola per oggi, ma che roba, nella quale ho messo a bagno il solito Kent, quello sintetico, che ormai c'ha i miei anni, lo uso quando vado in trasferta, cioè sempre, perché sono sempre quasi in trasferta, durante questi periodi, o spero che si senta bene l'audio, perché se non si sente, come facciamo? Cioè, devo di inumidire un po' il viso. Illuminiamoci. Vediamo un po' che posso usare. Ah, la confezione solita. O non solita. Che è questo? Preleviamolo, scusami. Questo qui io lo prelevo. È figo. Questo sembra Capitan Fawcett. Me l'aveva dato lo youtuber americano. Volatili, youtuber americano che si chiama. Oh, che bestia, si può, mi dimentico i nomi, ma ce la faccio. Porco cane, come si chiama? Mi sfugge. Il sole, mi sono ustionato un filo. Cioè, vediamo questo montaggio. La ciotola di fortuna, dove c'era la frutta dentro, tanto si lava con la sotto. Te capisci? Così piano piano vado a incorporare nel ciuffino.
Aspetta un attimo che metto il tappeto. E sì, così posso rimanere a piedi nudi, eh? Mi diverto di più. Non sono in mutande, ma in costume perché ho la finestra aperta, poi guardano. Dopo vorrei andare in spiaggia. Vorrei andare a bruciarmi ancora un po'. Te capì? Bel ciotolone. Mi aggiro nei bagni d'Italia e mi rado. Bello però qua, c'è un ulivo fuori. No. Non lo so, però c'ho l'applicazione, che riconosce le piante, dopo glielo chiedo. Così la barba è abbastanza morbida. Credo di sì. Vedremo tra poco con il rasoio di fortuna che mi ha dato la receptionist come butta. Vediamo un po' con questo bilama, speriamo che non si rompa, altrimenti. Comunque sembra radere il bilama della ragazza. Mitico comunque, oh. Qua sul mento si fa un po' più di fatica, ma mica bisogna scoraggiarsi, oh. Dobbiamo
Tutto via, oh. Non male, oh. Wow. La prima passata si è conclusa, ci ho messo un po', ma alla fine è venuta via il pelazzo. Te capì? Ci prendiamo ancora sopra. Ma chi è quello youtuber? Sì, è del North Carolina. Mannaggia, lo volevo salutare. Mica mi viene in mente. Comunque lo saluto. Ciao, mitico. Saponazzo, Captain Fawcett. Fawcett. Oh, non male. Poi con questo rumore di natura fuori è proprio figo, facciamo l'obliquo con questo bilà da donna pure, magico. Così anche l'obliquo. Tanto questi bilama li usano le donne per radersi le gambe, magiche. Recupero tutto il soap per il contropelo. Ma che roba fuori, oh. Wow. Figo però. Stavo guardando i ragazzi toscani, il Mongella, il
del fariello, insomma, in compagnia di merende. Ah, che sono veramente grossi! Piega, sono grossi davvero! Io e Baroni sembravamo due grissini a confronto. Quelli invece sono grossi. Mongella, figa, se si incazza quello si tira un cazzotto. Ma ti sdoppia in due, diventi doppio. Magico, però sono bravi, bravi ragazzi. I compagni di merende. Contropelo, dicevo, con il Big. Big, non è neanche il Big. Il Bilana della receptionist. Zona Baffi? Oh, asporta però sto codo. Non è mica venuta male la rasatura. Basta. Sono contento comunque. È veramente liscio, eh. Qua, solo qui, in obliquo. Basta. E non è che abbia fatto chissà quanti passaggi in più rispetto al solito, che di solito vado a fondo, no? Quindi io rasatura mi è piaciuta. Allora, vediamo un po' di fare una rassegna dei prodotti utilizzati. Questa volta Edwin Jagger in viaggio mi ha lasciato perché si è rotto praticamente. Chi se ne frega, tanto ha un rasoio così, insomma, rade bene, però con un colpo non si può rompere in questa maniera. Devono fare delle teste migliori, insomma, che non si rompano. Deve essere un metallo più elastico, eh? Non granuloso, poi si rompe. Chissà quanti è successo. Questo è già il secondo per me, eh?
Del resto, quando si utilizzano i materiali di merda, è così. Mi è rimasto il bic da utilizzare che ho chiesto alla receptionist dell'albergo, e lei gentilmente mi ha dato uno dei suoi rasoi. Come Milana, devo dire che lo scorrimento non è che si inceppasse più di tanto, a parte sul mento, ma è bastata una insaponatura ulteriore per levare ogni pelo di prima passata, e non è male. Poi nelle successive, persino l'obliquo, che questo rasoio praticamente non ha quasi peso, peserà proprio 10 grammi forse, e ce l'ha fatta, quindi una rasatura che secondo me non è stata, ma è stata anche confortevole, devo dire, non mi sono trovato male, magico quindi, poi basta chiedere, oh. Pennello è il solito Kent sintetico che utilizzo, poi ho utilizzato questo sapone che mi aveva preparato lo youtuber del North Carolina, che purtroppo mi sfugge il cognome, mi dispiace, Captain Fawcett, buono, la profumazione erbacea. Erbacea e legnosa, buono, si addice a questo contesto. Sapone che oramai avrà 3 anni, ma comunque confezionato in questo piccolo contenitore da viaggio, ha mantenuto le sue caratteristiche. È rimasto morbido, morbido, scorrevole. Il post è ancora ottimo, devo dire, lascia ancora un posto ottimo, quindi le caratteristiche del soap sono rimaste. Mi sono abbronzato anche sotto la barba, meno male. Qui ho una alopecia che devo curare, ma comunque il tizio del dermatologo dice che se non passa spontaneamente entro 3 mesi interverremo in un altro modo. Va bene, a causa stress purtroppo succedono queste cose. E basta. La rasatura mi sembra sia andata a buon fine, ma che roba, sono contento, comunque. Cosa metto? Qui c'ho l'Alfa Alpa 378, ma l'ho messo già a Napoli questo. Allora vi metto questo, questo qui è un test Bulgari. Jasmine Noir. Vabbè, non si vede, ma è noir. Ma io me lo metto. Tulipano nero, eh. Ma no, non è tulipano. Gelsomino nero. Ma no, noir. Che adesso sono ricoglionito stamattina. Ah, ce la faccio. Buono però. Questo poi è profumo, poi mi idrato con la Nivea da viaggio, figo, eh? Magici ragazzi, grosso di toscani, figa, grosso davvero, eh? Mi schiaffeggio un poco, la mettiamo anche su tutto il viso. Comunque sto meglio del solito, eh. Di solito la domenica sono rincoglionito di brutto, ma mi sono ripreso però. Questo è l'ambiente
che mi ha circondato questi giorni, anche se vabbè, ho girato parecchio, eh? E basta, wagliau. Tocca a voi, Rade, a questo punto. Io non so se fare i bagagli o andare in spiaggia. Adesso vedo. C'ho la cabina. Cioè, continuo il noleggio della cabina. Mi metterò sotto l'ombrellone. Adesso vedo come fare. Non lo so. Allora, ciao. Oh, ci vediamo sabato prossimo. Comunque ci scriveremo sui social network. Capito? Ciao, fate i bravi, wagliau. Ciao Toscana, comunque rimango, vediamo. Ciao amici, grazie agli amici di Merende per la compagnia e le indicazioni. Ciao cari.